Pronto. Allora, adesso lo assaggiamo. Vediamo com'è venuto. Scotta. Buonissimo comunque. Buon appetito a tutti. Ho già tagliato a fette le arance, il succo. La torta è pronta. Che meraviglia. Buonissima. Buona colazione. Oggi preparerò una torta all'arance con delle arance raccolte nel mio giardino. Allora ci vogliono 3 arance. Un bicchiere di latte, mezzo di olio di semi di girasole, 3 uova, 220 g di zucchero e 350 g di farina. Allora, iniziamo. Tagliamo un'arancia a pezzetti. Un'arancia già lavata. Allora, aggiungo il latte, l'olio, frullo tutto insieme. Allora, aggiungo lo zucchero, uova,
continuo a mescolare. Aggiungo la farina un po' per volta. Allora, aggiungo per ultimo una bustina di lievito setacciato. Allora, scusate, ma io ci metto il dito. Pronta. Allora, ho preso una teglia con un po' d'olio, lo spennello per tutti i bordi sul fondo. Aggiungo un po' di farina. Pronta. Verso il composto nella teglia. E la vado a infornare a 180 gradi per circa mezz'ora. Nel frattempo taglio l'arancia. E ne ricavo il succo.
Servirà per caramellare le fettine di arancia, per guarnire la torta alla superficie. Allora, tagliamo l'arancia a fettine. Ho già tagliato a fette le arance, il succo, e adesso ci spostiamo ai fornelli. Allora, ho preso una padella, aggiungo 3 cucchiai di zucchero. Il succo dell'arancia, aspettiamo che bolle, così poi aggiungo le fettine di arancia per farle caramellare. Allora aggiungo le fettine e li lascio fino a che non si saranno ammorbidite un po'. Fino a che lo sciroppo non si addensi. Allora, tolgo la schiuma. Thank you.
allora sono pronte. Tra poco guarnirò la torta, spengo e lascio un po' raffreddare. Allora, la torta è pronta. È una meraviglia, buonissima. Adesso la guarniamo. Allora, guarniamo la torta, questo poco di sciroppo che è rimasto. Aggiungiamo le fettine di arancia. Che meraviglia, buonissima. Vedete, adesso che dite, l'assaggiamo? Eh sì. Morbidissima. Buonissima. Che meraviglia. Buona colazione. Tante luci sull'alberello, ai suoi piedi un asinello, con il bue nella grotta e le statue di terracotta. Tante palline colorate, gli angioletti alle vetrate, doni speciali per bambini tra robot e nuovi trenini. Sia nell'aria una preghiera, un gran sogno che si avvera. Sia Natale nel cuore di ognuno affinché non soffra più nessuno. Buongiorno a tutti. Eccoci qui per un'altra nuova ricetta. Oggi voglio preparare un piatto semplicissimo ma molto buono. Risotto al radicchio. Ci vogliono un radicchio intero, io ho già lavato e tagliato a pezzi, 300 g di riso, 50 g di burro, pepe nero e grana a piacere. Allora andiamo a tostare il riso a secco. Allora, io ho già messo il brodo vegetale.
Adesso facciamo passare il riso. Il riso l'abbiamo tostato, lo togliamo dal fuoco e lo mettiamo in un piatto. Allora, aggiungiamo l'olio. Metà del burro, l'altro ci servirà per fine cottura. Adesso che si è scaldato l'olio, aggiungiamo la cipolla trita. Lasciamo sul fuoco fino a che non diventerà trasparente. Ma che non si bruci. Allora, aggiungiamo il riso di nuovo per farlo tostare ancora un po', in modo che si assorbano l'olio e il burro. Allora, aggiungiamo un mestolo di brodo.
lo facciamo appassire prima di aggiungere dell'altro brodo. Aspettiamo un po'. Adesso che si è appassito aggiungo dell'altro brodo. Allora continuiamo sempre così fino a che il riso non sarà cotto. Allora, il risotto è pronto, lo spegniamo, aggiungiamo il burro, lo giriamo in modo che si sciolga. Aggiungiamo grana a piacere. Continuiamo a mescolare.
Allora, lo copriamo per un paio di minuti, lo lasciamo riposare. Allora, trascorsi 2 minuti, lo mettiamo in un piatto. E il risotto è pronto. Buon appetito a tutti. E iscrivetevi al canale. Grazie. Tutti oggi siamo in un negozio di abbigliamento Annunziata. Andiamo dentro, vediamo cosa c'è di bello. Carina questa. Adesso preparerò una treccia di pasta sfoglia con ricotta e spinaci. Allora ci vuole 300 g di ricotta, 200 di spinaci e un po' di mozzarella tagliata. È una pasta sfoglia rettangolare. Allora iniziamo. Io ho già bollito e salato gli spinaci. Allora, li metto in una ciotola per così li frullo a pezzettini. Metto un goccio d'olio. E li frulliamo. Thank you.
aggiungo la ricotta. Amalgamo insieme. Allora li frulliamo ancora un po'. Apriamo la pasta sfoglia. Delicatamente facciamo dei tagli così. Anche se non sono dritti, non fa niente. Tanto non si notano quando è pronto. Allora, metto un po' d'olio e con il pennello, lo spennello per tutte le parti. Poi aggiungo la ricotta e gli spinaci. Facilissimo, non è molto difficile da fare. Allora, chiudo i lati così.
Allora, finito. Adesso prendo un uovo. Perché ci servirà il rosso d'uovo. E spennelliamo la superficie con l'uovo sbattuto. Apposta. Adesso la metto nella teglia del forno e la inforno nel forno già caldo a 150 gradi per circa 20 minuti. Pronto. Allora, adesso lo assaggiamo. Vediamo com'è venuto. Buono. Scotta. Buonissimo comunque. Buon appetito a tutti. Alla prossima. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel
Buongiorno a tutti. Oggi facciamo una passeggiata in città. Io mi trovo a Virgo. Saliamo le scale e ci troviamo al centro. Come vedete qua c'è un piccolo campo di calcio. Continuiamo a salire qui. Malgrado c'è un po' di sole, fa un pochino di freddo. Ecco il campo di calcio, da qui si vede molto meglio. Non si vede ancora nessuno in giro, forse per il freddo o troppo presto. Come potete vedere, ancora tutto chiuso. Sotto c'è un piccolo parco. Qui c'è il vecchio palazzo di giustizia, qui un bar, un piccolo bar sotto, si scendono le scale, eccolo qua,
Oggi non c'è nessuno. Troppo presto.